L'accoppiata Giro d'Italia Next Gen e Comune di Partusio si è rivelata vincente, confermando che ancora una volta il connubio ciclismo canavese si dimostra azzeccato. Dopo una notte rosa parzialmente disturbata dalla pioggia, andata in scena martedì 11, mentre in paese erano centinaia le persone pronte a trascorrere qualche ora in allegria, la partenza della gara a tappe dedicata alle giovani promesse delle due ruote a livello mondiale si è rivelata un grande successo. Anche una realtà piccola ma attiva e attenta come quella di Partusio ha confermato nella mattinata di mercoledì 12 giugno di essere viva e scalciante, capace di allestire assieme al gruppo di RCS Sport della Regione Piemonte una manifestazione colorata, allegra, che ha portato tanti curiosi ad assistere ai vari momenti dello start di una competizione che ha portato successivamente gli atleti in quel di Borgomanero. Un emozionato primo cittadino partusiese, Giuseppe Antonio Damini, dal palco allestito a due passi dalla storica chiesa di San Firmino, ha non solo ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l'evento e il pubblico presente, ma ha ribadito il fatto che il nostro territorio e anche una cittadina piccola come quella alto canavesana sono capaci di regalare giornate belle e coinvolgenti come questa. Con protagonisti anche i bimbi delle scuole cittadine, tra i vari momenti di avvicinamento alla partenza, vi è stata l'emozionante presentazione delle squadre in gara con i corridori che sono stati accompagnati dai giovani partusiesi, a loro volta entusiasti, emozionati e sorridenti. Bello il colpo d'occhio regalato da tutto il paese, vestito di rosa e a festa, con tantissimi angoli che hanno fatto da perfetto sfondo alla manifestazione, la quale è poi partita alle 12.37 puntuale con un primo giro per le vie del paese, con il protone dei giovani girini che è stato applaudito dalle tante persone assiepate nell'occasione a bordo strada, tra curiosi e appassionati che hanno vissuto l'ennesima kermesse sportiva di livello, la quale già il giorno precedente aveva toccato il canavese in occasione della terza tappa che ha portato da Verres sino al Pian della Mussa nelle valli di Lanzo.